Spopola la TV Pigna, un fenomeno veronese in rete, prende il nome dalla strada dove risiedono i fondatori. Per i loro filmati in un anno 160.000 visualizzazioni. Un fenomeno veronese che si espande in rete. Parliamo di TV Pigna, la TV dei giovani, che prende nome dalla strada dove risiedono i fondatori. I loro filmati, pensate, hanno avuto 160.000 visualizzazioni. Benvenuta su TV Pigna. Quali sono i suoi progetti per quest'estate? Di lavorare, perché la crisi, purtroppo in ferie non ci si va. Andare a Parigi. Vado tipo in viaggio studio in Inghilterra. I loro video raccolgono 22.000 visualizzazioni e in un solo anno ne hanno superate 160.000. TV Pigna è un fenomeno tutto veronese che nasce dalla genialità di due ragazzi, Stefano e l'amico Dario. Quando lui mi ha parlato di questo progetto, la prima cosa che ho fatto è detto: dai, non possiamo lasciarlo lì, inventiamoci qualcosa di nuovo che a Verona non c'è ancora e proviamo a far qualcosa e intrattenere la gente. Una mente imprenditoriale, quella di Stefano e Dario, il primo 22enne e il secondo un anno più grande. Loro vedono nella comunicazione sia un business che il giusto mezzo per rendere ognuno partecipe dei problemi che toccano la società. Per questo sogno sono riusciti a creare una vera e propria rete attorno a loro. Più che altro avevamo pensato che un canale YouTube fosse più visto rispetto a una web radio che magari le persone non ascoltano tanto. Quindi abbiamo creato questo canale YouTube e abbiamo iniziato a creare un nuovo format, ovvero intervistare le persone all'interno e fuori da locali e discoteche. Quindi abbiamo lavorato per vari gestori di locali, varie discoteche, abbiamo riscosso abbastanza successo, abbiamo visto, con queste interviste, quindi sono diventate una sorta di interviste virali. Obiettivi nobili loro, al punto che anche un momento di sconforto viene tradotto in poesia e diventa un filmato con oltre 5.000 visualizzazioni. Cosa importa chi eravamo? Volti distratti raccontano un passato che non potrà mai più tornare. Quello è nato da una mia idea in un periodo di riflessione. Ogni tanto questi periodi. Ma questa poesia dunque è tutta tua? Ho scritto questa poesia e ho deciso di fare questo video in montagna. È un video molto riflessivo e emozionale, diciamo. Il passo successivo per questi giovani imprenditori sarebbe quello di... Ognuno, diciamo, nel nostro gruppo di persone ha un ruolo specifico. La nostra intenzione sarebbe quella di aprire una società SRL, responsabilità limitata, e quindi creare una vera e propria azienda di video e foto.